I need the black for the title. Ah, black, ok. Un bacio che andrà a nero del film. N. Quindi, esatto. Così. E poi l'altra, a mammì non si dice. A mammì non si dice. Se tu gli vai vicino, a mammì non si dice. Gli vai vicino. Quando vai qua? A mammì non si dice. Oh oh. Porca miseria. Stai per diventare un elemento bianco. Un elemento bianco e morbido. Papà, esci da là! Stop! C'è un albero dentro casa, pensi? È crollato in casa. Evidentemente nessuno lo puliva più. È questo, è strano, è un periodo strano. Azione! Bella idea! Diciamo che quando ho letto la sceneggiatura mi sono convinto subito che avrei voluto fare questo film. Vai, forza, fumo, deve essere l'inferno! Era il film che avrei sempre voluto fare io da regista, se fossi stato un regista, perché racconta un mondo, una generazione e un modo di essere giovani in maniera decadente, allo stesso tempo vitale, che è una qualità che avrei sempre voluto incontrare nelle sceneggiature che ho ricevuto italiane negli ultimi anni. La vitalità non è soltanto che ognuno si inventasse qualcosa, ok? E dai, facciamolo. Se qualcuno casca in piscina, si continua. Siamo o non siamo una generazione di merda? Musica a 200! Azione! Anche questo è il cinema. Andrea, ma non c'aveva un po' di fuoco? Era molto bello vedere quanto l'ambizione di Pietro di fare un cinema massimalista con i movimenti, le masse, l'utilizzo sperimentale della macchina da presa fossero, diciamo, messi in opera dalla sua troupe sotto il carisma della sua direzione. La sceneggiatura è stato il punto di inizio e anche, che devo dire, il punto di fine, perché Pietro aveva una visione molto chiara, del resto l'aveva scritto lui, ci aveva messo tanto tempo, l'ho capito leggendolo, che lui quel mondo avrebbe saputo come raccontarlo, come inquadrarlo, come musicarlo, come colorarlo. Quindi è uno di quei casi rari in cui nel testo scritto c'è già davvero il film. Quando ho visto come poi Pietro lo voleva realizzare, da tutti i punti di vista, che tipo di cast aveva immaginato, ma proprio di mondo voleva riprodurre, era tutto perfettamente conseguenziale. Un periodo molto strano. Se i posti che frequenta Enea, se le feste che frequenta possono sembrare elitarie, però insomma il suo desiderio di sentirsi vivo e la sua volontà di sentirsi vivo anche a costo di uscire fuori dal cerchio delle regole, quella è una volontà appunto che non è elitaria, che riguarda tutti i giovani di qualsiasi quartiere e di qualsiasi estrazione. È proprio appunto la cifra, credo, della gioventù di quest'epoca. È stato incredibile lavorare con Pietro e con tutto quanto il set. Credo che lui ha molto coraggio e quindi il film è partito sotto una stella di coraggio. Quello che amo nel film è il rapporto che lega Enea e Valentino. Penso che il cuore del film sia quello. Da un lato c'è sottesa questa storia d'amore tra i due, che però è negata e inespressa, per quanto incredibilmente effusiva nel modo in cui si gioca questa roba tra i due. E dall'altro c'è in questa unione tra i due questo sentimento quasi scapigliato, no? Di inizio Novecento, di due soli contro il mondo.
La giriamo o no? La giriamo sì o no? Pietro è stato molto, insomma, molto generoso con me. Mi ha lasciato molta libertà, soprattutto di andarmi a rivedere allo schermo, di farmi capire com'ero in camera. E quello per me è stata la cosa più importante. Che bello questo. Mi è riuscito a far capire anche con pochissime parole quello che voleva. E passa l'ora a guardare fuori dalla finestra. E questo dirà un po' agli altri tutti. Sì. Passo un'ora a guardare fuori dalla finestra. Perché io già mi sto visualizzando. Sì. Qui sei preoccupato, però non può andare, sei quasi qui innamorato. Non può andare. No, sto firmando il contratto. Cioè qui è un po' tipo a Ostia. Esatto. È la stessa, esatto, tipo. Brava, roba là. È la stessa cosa, tipo, noi non siamo assassini. Esatto. È tipo lo stesso tipo di discorso. Non è stato un regista severo. Nonostante il nostro motto è non ti improvvisare mai, abbiamo improvvisato molto. Per me ha poco senso raccontare all'attore la genealogia sentimentale del personaggio, ma la cosa più importante credo sia lavorare con persone che hanno la vita dentro, cioè vale a dire che hanno filtrato le esperienze della vita in maniera personale. Io faccio, lo vedo. Tanto ci saranno degli stracchi. Cioè, non è che faccio... Oh. Lento così, poi se a un certo punto ti casca il caffè, finco. Lì, se mi ci fanno la cascata, faccio cascata. Pure mi soffia Pietro, abbiamo fatto i nostri. Shop e stop. Sì, mettiamo le telecamere, magari no, però... Oggi al campo 2 c'era una ragazza bellissima. Loro due si innamorano e lei, come dire, porta all'interno della vita di questo ragazzo una serenità e una luce che lui prima non aveva mai visto. Nonostante siano due persone completamente diverse, con dei valori diversi, si amano. Secondo me Pietro ha una visione del mondo dissonante, piena di contraddizioni, quindi si muove in diversi piani, ha questo movimento molto fedele a quello che poi succede nella vita, che lui riesce a restituire. Gabriel è uno pseudo coatto di Roma Nord, vive una vita di eccessi, gestisce una discoteca molto famosa a Roma. Basta allogare il piano, non entra più nessuno! Ed è un laido. Ma non so un cazzo, Non so un cazzo! Dagli sti soldi, ti prego. Tu mi hai sparato alle spalle, cara. Enea. Sei un verme de merda. So pure un guercio di merda. Basta un occhio solo per prendere la mira. Stop, bella! È estemporaneo nelle cose che fa, cioè io avevo molta libertà. Io avevo capito il personaggio come lo voleva lui e quindi automaticamente lui mi lasciava molta libertà. Se non ti mettono dei paletti perché si fidano di te... Ben! E allora puoi dire la tua. O hai preso una botta? C'ho un dolore là da 15 giorni. Se premo il cranio mi fa male. Poi c'ho dolori strani. Se mi premo la testa qua c'ho un dolore fisso. Però so cose di nervosismo. Partiamo dal personaggio di Giordano, che è sì un narcos, fondamentalmente è un deviante, è già un uomo fatto, la conosce la vita. E la stranezza di Giordano, che nonostante delinqua, essendo deviante e deviato sociale, dovrebbe avere un atteggiamento un po' più ruvido. Invece Giordano è poetico da morire, c'ha una sua etica, è un po' sempre padre anche con i ragazzi, specie con Enea, è un po' un papà narcos. Celeste è il padre, è un uomo buono, colto, fragile, infragilito dalla vita, per bene, ma in qualche misura inadeguato alla vita. Ma spesso sono gli psicanalisti che devono, come dire, coprire, consegnare in qualche misura fiducia agli altri e poi per loro non rimane niente. Fermi così, non toccate niente però. Il primo giorno di ripresa era la scena numero 100 e hanno voluto festeggiare il fatto che il film di Pietro fosse per me il 100° film che facevo. Centesimo film con Pietro,
e primo film suo e mio con Cesare. Perché mi assomiglia. Bruno è un po' l'amico che vorrei, che avere sempre un amico come lui. Come mi piace? Porticato in un enorme egocentrismo. Ti porta ad avere delle folli manie di protagonismo, che la notte non ti senti più lo stesso. Poi arrivano i soldi, le donne, la droga e lì non torni più indietro. Pietro ha diretto questo film con una inquieta maestria. Ero incredula che un ragazzo dell'età di Pietro potesse avere la capacità di entrare nella psicologia di personaggi così più grandi di lui, genitori, malviventi, giornalisti, con quella potenza, con quella fragilità e anche con quella consapevolezza. Il personaggio di Marina, che è un personaggio tenero e disperato, mi fa rabbia perché in qualche modo non si è resa conto di che cosa si stesse consumando intorno a lei, o forse ancora peggio, non l'ha voluto vedere. E questo è molto struggente. La scena iniziale per me è il manifesto di questo film. Il dialogo a tavola fra Valentino e la madre di Enea, e al termine del quale solo scopriamo il punto di vista, che è quello di Enea / Pietro, e il suo punto di vista proprio sul tutto di cui stiamo parlando. Al clan. Pietro non ha mai chiesto in una maniera dura, ha saputo accompagnarmi dentro Marina con grande naturalezza, con grande verità. Interpretare Oreste Dicembre è stato un po' come interpretare un villain da fumetto, il male assoluto. Far parte del cast di Pietro è sempre straordinario e quindi lavorare con lui per la seconda volta per me è molto molto gratificante. Oreste, nessun centro penitenziario deve costruirsi. Oreste. Ningún centro penitenciario debba costruirse de tal manera que impedía de tal manera que impedía a un recluso no, ma che cazzo de merda è questa? Ma questa è una merda, mi metodo fallimentare. Vai, vai, vai a fare. Metodo fallimentare. Aspetta, no. Errore mio. Andrea, sì. Errore mio. Pietro, dammi lo scalcio. Lo scalcio, ciao. Ci va. No, e se lo trovo no. Andrea. Se lo trovo no. Lui sa parlare spagnolo. Sto. Il pranzo della domenica com'è stato? Ma chi ha fatto il pranzo della domenica? Se non faccio il pranzo della domenica da 25 anni. I talebani, la foto di George Bush senior che stringe la mano per cazzare i sovietici. Quelli di Bush li chiamava. Poi dire i talebani? Spiare l'Afghanistan per cercare Bin Laden, che stava in Pakistan. Quindi distruggere, se sbagliati un paese, non è che se sbagliati. Tu che vuoi? C'è bisogno di soldi per ricattarmi, no? Le cose vengono in un certo modo proprio perché tutti assieme si lavora in un certo modo. Ho molti collaboratori, amici, che hanno sposato il film come una missione. E questo è importante. Rendere partecipi tutti. Il vero primo pubblico di un film è la gente che lavora sul set. Quel ricordo che si lascia alla fine di un film è un ricordo condiviso da tutti. Thank you very much. Thank you. Qualcuno ti potrebbe anche precedere. Non è il trucco del mago che non hai capito. Dove ce l'ha attaccata quella roba? Ci sono dei film, anche dei grandi film, che non vedi l'ora che finiscano per andartene a casa. Invece questo un po' ci è dispiaciuto e finisse, ma non è finito, perché adesso esce. Enea, the most important was natural light, and Pietro is that type of director who likes to be inspired by nature, and basically he follows his instinct. To find the light for the movie was to
follow Pietro's instinct. Una con 12. Yes. 12. Una con 12. So let's just have 12 ready. And I want to say that that movie was a tricky movie because he was an actor and director at the same time. I was a little bit afraid how it's going to be on set because I knew that if someone performs, then there is not enough space for directing. But it was good. It was good because there was this amazing trust in our creative relation. And Pietro had one key word. Beautiful. Okay, this is beautiful. Beautiful. It should be very nasty. This movie should be very nasty. Sono già qua sulla testa. Radek, the great pizza. Okay. È un film che ha questa sorta di vitalismo eroico, ma contemporaneamente pessimismo storico, che mi sembra riassuma bene insieme al romanticismo quello che io ho imparato a appartenere a Pietro. Ma che fai, il mio regista che sta poco bene? Sì, per forza. No, perché è stoico. Adesso possono poi stare. Pietro bollente. A novembre. Secondo me ci avrà 41. Il film resta in due staffe, tra la voglia di salvare questo mondo e la voglia di affossarlo. Quindi tra i pregi e le ipocrisie. Come c'è il 50, pa? 75. 75. 75. 56, che sarebbe il 75? E riposa con Sei stanco, pa? Sei stanco. I film li scrivi con le idee, ma poi li giri con le scelte. E il filtro del set con tutti i suoi problemi diventa quasi necessario, è come se desse umanità a quella nuvola di idee che è la sceneggiatura. Il motivo per cui lo si ama senza remore è che lui fino al giorno prima non ci ha detto come avrebbe girato questo film. E io dicevo, lo sa o non lo sa come lo gira questo film? Ferma con la testa. La bussola che ti devo orientare è l'atmosfera del film, quella gabbia invisibile dentro la quale i personaggi si muovono. Se quella gabbia è credibile, lo spettatore accetta il trucco, altrimenti no, altrimenti nulla sarà accettato, nulla sembrerà vero. Mamma, we are the richest in the world. So very quickly, don't have any plans here. Once the sun is gone, that will be the best, yes? This is the moment. Azione. Mamma. E poi è stato divertentissimo girare il film. Partito. Top, perfetto, andiamo avanti. Bene. Giorgio, aspetta un attimo. Sì, sì, questa è la macchina. Ma dove sta la macchina? Qua. Dove è la macchina? Due terzo. Scusa, dove? Tieni. Ci sono state scene molto divertenti, tipo quella al fast food, quel piano sequenza massacrante dove io ero vestito con un abito anni 20, la estetica mi superava, uscivo dal locale e mentre uscivo fuori mi cambiavo vestiti e poi rientravo e nel frattempo dietro la macchina presa c'erano tipo 50 figurazioni nascoste che si sedevano al tavolino e quando poi la estetica mi ritrovava e mi superava il locale riappariva popolato di gente nuova. 46,7. E azione!
sono tutte cose divertenti che uniscono le persone, che creano dei bei ricordi. Poi alla fine il cinema dura tanto tempo e lo fai mentre vivi, quindi è importante poi crearsi dei bei ricordi. In questa azzurrita, fra le conchiglie e il sale, tanta la gente che ci ha già lasciato il cuore. Spiagge, è importante fare cose non necessariamente difficili, però fare cose che presuppongono anche la possibilità di fallire. Quello è importante, perché sono le cose che poi creano un ricordo, nel bene e nel male. Grazie Pietro. Io credo che tutti insieme a questo giro abbiamo vinto, cioè rivedendo Neo ho questa sensazione. Penso. Per quegli amori esisteranno.